intercetta molto bene Fornito. Poi Tavares, occhio al portoghese, in verticale per Scardina, in area sinistro! Scardina! Al minuto 7, il Messina nella prima vera. Occhio al brasiliano, va a cercare Scardina nello spazio, buona l'idea, Scardina col tacco, scarica dietro per Tavares, il piattone! Palla fuori, sul fondo, ma quando rischia quella parte, si fa incontro lungo, Ionut dalla tre quarti prova questo traversone su Scardina, 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 coperto col portiere, il tentativo di tacco, la respinta, e poi ancora Scardina, è sistemata l'ambulanza per condurlo al vicino ospedale, all'ospedale più vicino. Intanto il Messina trova la traversa clamorosa con Scardina sugli sviluppi di questo calcio di punizione, dunque l'opportunità da un paio d'ore a questa parte. La spizzicata da parte di Scardina per Tavares, la mette l'area di rigore, Tavares, 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 la conclusione, la parata di Santurro, e poi aderente al corpo, rimessa laterale proprio sulla respinta del Colored della Paganese, lo scambio con Zanini, il traversone di Giorgione a terra e calcio di rigore per il Messina. È stato messo giù Unzi. Giorgione. Tavares spizzica di testa Scardina, Scardina sul primo palo, il suo tiro cross e poi l'autorete incredibile. 2-2, autorete. Il pallone che arriva di Prusch, non esce Santurro, il colpo di testa di Scardina. Facile, volo plastico di Santurro che protegge, perde secondo. 110 Giretti, esce in qualche modo Caio Secco, di testa De Falco, prova a servire Melara, fatto però buona guardia Scardina, Benevento scoperto in questa circostanza, può scatenarsi il contropiede della Lupa con Morbidelli. Ancora Morbidelli, va sinistro, va smacciata, l'è finita Scardina, prova a fintare la conclusione, Scardina ancora, gran botta centrale, Latini lì, Giuliano. Azione confusa in area di rigore, grande opportunità. Cambiare fronte di gioco Tomi, c'è la carretta che richiamava il pallone ma non c'è riuscito. Scardina scambia con pareggio con Caccavallo, adesso che prova a superare Carta che lo mette giù in maniera regolare, ma ancora una volta arriva prima di tutti un calciatore in maglia bianca, si tratta di Carcione, fermato poi dall'intervento in fase difensiva di Scardina ai Cardi. Cardi cambia gioco per Carta, stavolta è la Paganese che si chiude bene, arriva questo cross per Scardina che mette dentro il gol del 2-1, prende bene il tempo, stacca dentro per Volpe, Mazzei ancora entra in area, cerca lo spazio per il cross, dentro per Scardina, prova a girarsi Scardina, Poluzzi, grande risposta di Poluzzi sulla girata da parte di Scardina e Lupa Castelli rompe. Ecco ancora palla per Scardina che viene stavolta intercettato dal centrocampo del Benevento, ma la palla ancora della Lupa, Scardina che mette giù e poi gira molto bene il pallone per Morbidelli, sulla destra Morbidelli si è allargato un po', adesso cerca di 10, giusto per citarne una, è possibile collegarsi a Sportube. Attenzione alla traversa sul colpo di testa di Scardina, 42esimo, Lupa.